lungo il Tevere che andava lento, oddio, lento. Solo tu la conosci. Ci perdemmo dentro il rosso di un tramonto. Come era, solo io la conosco. Che tristezza. Ciao fanciulli. Vi stiamo cercando sto locale, mo va a capire. Se ci perdiamo per Roma. Guardate che spettacolo. Adesso casco. È da oggi che... Aiutati a far vedere a me. Che squilibrio. Squilibrio. Sai qua. Polverizzati. Ecco, là ci sono le scalette. Debba. Ma infatti siamo vicini. Debbe. Lungo ci sono le scalette. Chi è che ci sta a guardare? Ciao Sara. Chi? Eccolo, va! Yeah! Ma dobbiamo andare là sotto? Eh sì, Andiamo là sotto! Andiamo là sotto! Andiamo là sotto, che sta così proprio! Sembra una roba un po'! Ma che c'è scritto di andare ancora dritto? Adesso mi ammazzo! Ma che in diretta vedrete lì che accade! Certo, che io sto qui a cadere per farti da te! Ma beata te! Stanno facendo la foto e ci siamo piazzati davanti. Ah, vabbè. Ti vuoi rinfrescare un po', Debbi? Ciao, Fulvio! Mi piace andare. No, dico, se ti vuoi rinfrescare un po', guarda che bella. Ah, io voglio andare a prendermi sto drink. The drink, yeah! The drink. Allora, è rosso. Vediamo un po'. Ci sarà il wifi? Il wifi? Ma non credo proprio. Ciao Paola, ci sei stasera, Paola? A Paola di Roma, ci sei stasera o no? Dice no, sto a vedere la diretta, non ci sto. E a Ostia ci sei? Guardate che cielo! Yuhu! Cielo in cavolo, ci stanno i lampioni. Guardate che ci stanno le stelle e ci sta la luna. Eccola. Ma è rosso! Ho già andato attraverso anche col rosso, perché? Ciao Eugenio! Ci sei a Ostia, brava Paoletta, allora ci abbracciamo a Ostia. Non c'è nessuno. Venerdì vengo a Roma, ci vediamo. Ok Fulvio, grande. Io dovrei venire, spero. Forse con un passaggio, se no riprenderò il treno. Che vedevo di... Ormai ci ho fatto l'abbonamento. Oh, ma quanto dura sto semaforo? Debbie, fa qualcosa. Verde. Ciao Alberto. Verde. Oh, che alma, Ha sentito. Sta rincoglione. Ha ragione. Vedi come mi torna. Minchia, tu fai la diretta. A me, ma anche se faccio la diretta soccorre uguale, amica. Ma sei sicura che è di qua? No. E infatti è sbagliato. Dove stai andando? E qua c'è il Lungotevere, guarda che figata. È l'unico gruppo da cui non mi sono cambiata. Che ti dice? No, cosa dice lì? Tutti i giorni alle 7, alle 4, villa, al ingresso. Non è qui dove dobbiamo andare noi, almeno dritto. Andiamo lì. Allora ragazzi, io seguo Debbie, ma sicuramente... Allora, intanto siamo arrivati qua perché stavolta ho chiesto, altro che Google Maps. Stavolta perché sennò col cavolo che ci arrivavamo. Siamo già lungo Tevere, quindi... Poi, praticamente, dovete sapere che abbiamo preso pure un autobus e già da lì diceva 12 minuti a piedi. Abbiamo preso l'autobus e gli dice 8 minuti. Quindi, non ci siamo. Comunque, questo è lungo Tevere, gente. Ma che spettacolo. Paola Palumba, non ci vedo più da vicino. È matta, scocciata. Yeah! Non ce li volemo quelli che sono matti, Paola, che c'emo da fa? Che c'emo da fa? Lo dimmi a tutta Roma, devo da Virginia! Yeah! Adesso c'è mena. Minimo! Qui la musica c'è, ma non è quella nostra. No, decisamente no. Quanto mi fai camminare, Debbie? Tu ti uccido. Svolta su lungo Tevere. Ma io, cioè, le scalette secondo me stavano là e poi dovevamo camminare lungo il Tevere. Ma dove svoltiamo? Dentro il Tevere? Cosa? Appunto. Tra
per 130 metri. Ragazzi, se sapete dove dobbiamo andare, ce lo dite. Per andare dove dobbiamo andare? Per andare dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Guarda che dovevamo andare là sotto, Debbie. C'è San Virginia. La vedo da qua. Dai, è giù. È giù. Hai visto? Ma è in diretta con Franco Sky. Vabbè, ma è qua sotto. Dobbiamo scendere scaletta da lì. E poi fare il Lungotevere là, no? È questo il locale. Ma tu perché non segui a me? Segui a me. Ma c'è coraggio. Ma c'è la scaletta anche lì. Scusa, per andare agli Air Club. Guarda, siamo in diretta, se vuoi salutare. Saluto tutti, sono un candidato municipale. Stiamo cercando il Lian Club. Anche noi. Anche noi. Allora ci aggreghiamo, dai. Dai, no, perché le scalette c'erano lì, capito? Erano lassù. Ma è questo il locale, è questo qua sotto? È questo? Sì! Quello è la Team Village. No, questo è il Village. Ah, beh, figo, c'avevano Virginia lo stesso. Ma perché c'è il confronto Sky, direi. Seguiamo il candidato. Adesso sta ancora in campagna. Dai, come ti chiami? Alessandro. Alessandro. E diciamo pure il cognome, dai. Pissuti, dai, tanto. Coraggio, coraggio. Sì, va tutto bene. Se non lo diciamo con coraggio. Ma sì, con coraggio. Certo. Io credo che sia da quelle parti. Però... Come mai solo soletto? L'hanno lasciato tutto. No, ma sai che c'è? Noi finiamo una cosa, poi andiamo a fare un'altra. Quindi ve la dà appuntamento direttamente. Ma sì, siamo sempre gli stessi poi alla fine, quindi. Certo. Vediamo. Poi una parte di noi stanno cioè, ormai cambiando i fattori, il prodotto sì, no, diciamo che tra chi è andato in Campidoglio, chi poi sta lì. Ah, sì, lo sapevo che c'era pure in Campidoglio una cosa. Infatti ho detto, dico, potevamo andare pure lei lì. Lei che sta lì adesso, sta facendo il confronto con Giacomo. Sì, sì, sì. E alcuni dei nostri stanno facendo anche, penso ci sono anche le domande incrociate, almeno così avevo sentito. Ok. Quindi i nostri, diciamo... chiederanno qualcosa a Giacchetti e per loro che ci sono, se esistono. Vedremo e poi i video. Io proverei a scendere qua. Vediamo. Mi segna che questo qua è il ponte Cavour. Esatto. Ok. Quindi? Quindi dobbiamo scendere di qua. Ci siamo, ci siamo! Eccolo là, Lian Club. Ci siamo! Yeah! Scale! Non le questo vedete? Testimonia che noi municipali conosciamo Roma. Bravi! Ma noi eravamo fiduciose, sai, che incontravamo qualcuno che ci andava, quindi... Dopo questo... Dall'odore siamo vicini al Tevere. Decisamente. Decisamente. Scale tutte rotte, vabbè. C'è da fare. In questa città c'è da fare. Non so se va ancora la diretta, perché se o guardo le scale o guardo la diretta, sennò mi ammazzo. Direi che forse me la guardo lui. No, però va. Allora. Ciao Arietta! Dai che in qualche modo ti porto con me pure a te, dai! Tevere! Sentite l'eco? C'è sta l'eco! Eccolo il barcone! E non ha ancora bevuto! E non berrò perché io non bevo, quindi. Cioè sono così al naturale, capito? Pensate se mi metto pure a bere. Senti, mi sono portata la carta dietro, ma te rendi conto? Cioè noi abbiamo mangiato, perché qui adesso sarà solo un aperitivo. E io ho la carta in mano sperando di buttarla in un cestino che non ho ancora visto. E che vedevo di? Allora. Ti dice sempre bene. Vole, con questo carattere qua che vuoi fare? Alla fine. Capire l'entrata, se ti sei accreditato. Oddio, guarda la fila. No, però c'è diviso. Mamma, ho fatto una sudata, però mi avete fatto correre, ragazzi. Che c'avete paura? Che il barcone se ne andava? Sono tutta sudata. Bisogna chiedere, perché come l'altra volta, chi si è accreditato una fila, chi non si è accreditato. Senti, reggi, fa un po' di diretta, va. Ma non c'ho, fa qualcosa, lavora. Ora schiavetta. Penso è più bello questo che quello che è. Tanto dopo le faranno loro. Ah sì, di sicuro. Chiediamo un attimo, va. Ragazze, dovete fare la fila, eh? Sì. Dobbiamo fare la fila di là. Non mi inquadrarmi, grazie. Dovete fare la fila. Non mi fa
voglio fare la fila, se ti morirà. Loro dicevano sopra i giornali che le condizioni io quello che c'è scritto là dice che è un con prima fila fuori di transito. Piglia. Vabbè, mettiamo su una fine che non è proprio la fine de... Chiediamo se sono tutti accreditati, no? Se non lo so. Cioè, non va. Scusate, voi siete tutti accreditati già? Boh, credo che siamo accreditati, no? Sì, sì, sì. Ah, okay. No, per capire se c'erano due file diverse. No, non lo so. Ok. Grazie. Che volete fare, pure la fila con noi? Come sta andando Virginia? Mi dite qualcosa? Scrivete, gente. Cioè, che domanda che faccio, come sta andando Virginia poi, vabbè. Salutami Roma. E che io te la devo salutare, sei romana tu? Ciao Roma per Paola. Comunque raga, Roma è Roma, c'è niente da fare. Ah, Dino diceva salutami Roma. Raga, non ci vedo più. Dino, te l'ho salutata. Pensa che io ci sono venuta un sacco di volte e lungo il Tevere non c'ero scesa mai. Pensa te. Pure questo mi fa fare il movimento, vedi? Certo, sì. Voi siete iscritte e state aspettando di entrare? Sì, sono accreditate pure noi, però non ho chiesto se... Ah, non avete chiesto. Se, già, se quelli accreditati possono... infatti, grazie, no? Così almeno lo sappiamo pure noi. Vabbè, mo ha chiesto lei quante dobbiamo chiedere. No, infatti, però loro mi hanno detto così. Ah, c'è cosa? L'ha fatta un po' Le liste del dopo cena non le hanno ancora portate. Detto che bisogna usare. Ma voi siete voi in realtà questa lista qua quindi. Vabbè, se volete entrate. Voi potete la cena loro? Perché sono due liste diverse? No, perché io ho lasciato i loro nomi, loro si sono iscritti dopo, non si sono iscritti tramite internet e quindi praticamente in teoria potrebbero entrare perché le liste stanno qua, quelle con i nomi di chi si è iscritto dopo. Ah, ho capito. Cioè, io ho prenotato la foto. C'è un sacco di gente già a fare la fila, figuriamoci dentro. Parlava con la gente che mi ha fatto peggiorare la rotazione. Va bene gente, mi sa che eventualmente se c'è segnale poi dopo ci ricolleghiamo, ok? Tanto qua siamo a fare la fila e siamo fermi in un punto. Volevo capire se c'erano persone che non venivano da Roma, ma so che c'è un po' di movimento questi giorni, che alcuni vengono da tutta Italia e non so, si fanno 2-3 giorni qua direttamente fino a tutta la, tutto il ballottaggio. Va bene ragazzi, casomai ci risentiamo più tardi. Ciao, buona serata.